Sì, abbiamo dovuto immediatamente sostituire due tecnici che hanno fatto la storia un po' del calcio di Siria, parlo di Gigi Prestigiacomo e Benny Catanzaro, che dopo tanti anni di attività qui con noi, con la nostra società, hanno deciso di interrompere il rapporto di collaborazione. Anzi, ne approfitto per fare ad entrambi i migliori in bocca al lupo da parte di tutta la nostra società e i miei personalmente, e quindi i miei personali. Quindi abbiamo un po' cambiato un po' le strategie. Negli allievi regionali è stato promosso Angelo Caracausi, nei giovanissimi regionali continuerà il suo rapporto, nel rapporto di collaborazione con noi, Franco Sampino, nei giovanissimi sperimentali Pippo D'Angelo avrà modo di poter fare il suo primo campionato regionale. Al nostro ritorno dalle Final Six di Chianciano abbiamo ricevuto la notizia che il Palermo voleva acquisire le prestazioni di tre nostri giovanissimi, che sono Giuseppe Galati, difensore centrale, Danilo Riccio, centrocampista, e Antonio Martorano, attaccante. La cosa ci ha fatto molto piacere. In questa settimana saranno chiamati per le firme dalla società del Palermo. Altri movimenti di mercato in uscita. È un momento difficile perché tutta la società, la crisi economica si sta facendo sentire anche nel calcio, e a maggior ragione nella società dilettanti e di Lega Pro. Però qualcosina siamo riusciti a fare con i nostri allievi. Meli è andato all'Interreggio, Miranda proprio sabato è passato al Trapani, e qualche altro movimento in uscita di qualche altro allievo, di qualche altro giocatore allievo, ancora stiamo discutendo per vedere un po' di trovare le migliori soluzioni per tutti. Per il resto stiamo vedendo un po' di dargli una sistemazione degna a quasi tutti i nostri allievi, vediamo se sarà possibile. Certamente una cosa è sicura, l'impegno nostro ci sarà fino alla fine, cercando di sistemarli nel migliore dei modi. Due Galati e Martorana già a dicembre erano stati aggregati ai giovanissimi nazionali di Rosario Compagno e non si è potuto concludere per diverse ragioni. Adesso forse probabilmente sono stati seguiti ancora più a fondo, e allora il Palermo si è fatto sotto e li ha presi nelle loro file. C'è il nostro giocatorino, quello che ne ha parlato un po' tutta l'Italia, che è Pietro Rosselli, che domani, massimo dopodomani, lui assieme a Ignilleri, il 98 nostro, firmeranno per il Novara Calcio. Quindi anche questo è una cosa molto piacevole per noi. È stata una trattativa condotta direttamente dai nostri presidenti con la società del Novara, e partono domani per andare a firmare. Speriamo che tutto vada bene. Fin quando non arrivano le firme non possiamo ufficializzarlo, però diciamo che al 90% questi due sono due giocatori del Novara. Ma lui è un bambino straordinario sotto tutti gli aspetti, è molto avanti rispetto agli altri bambini della sua età, è molto intelligente, forse molto più maturo rispetto all'età che ha. Quindi a lui e a Giuseppe Ignilleri gli auguriamo tutto il bene possibile, ma è un ragazzino che deve essere seguito e che sicuramente fra qualche anno fra qualche anno farà parlare di sé, perché è uno di quei rari fenomeni che ogni tanto vengono fuori dal mondo del settore giovanile. Era una riforma che già era nell'aria, già dall'anno scorso si discuteva, finalmente adesso è passato, le società professionistiche giocheranno hanno l'obbligo di giocare con i 94-95, questo è un beneficio, per tutte le società dilettantistiche, che possono avere anche uno sfogo, perché le società professionistiche potrebbero cercare nei dilettanti i pezzi che gli mancano nella loro rosa. Quindi speriamo che vada tutto bene, vale per noi come vale per tutte le nostre consorelle società dilettanti, e sperando che qualcosa si possa muovere. Questo è un obiettivo che, a prescindere dalla riforma, società importanti come il Calcio di Sicilia e come qualche altra a Palermo e in Sicilia già si prefiggono di fare. La crescita dei giocatori è la base essenziale, poi qualcuno arriva, molti altri no, però
l'impegno della società deve essere quello di far crescere dal punto di vista tecnico e umano questi giocatori più importanti che hanno all'interno delle loro scuole calcio. Noi abbiamo iniziato un percorso 3 anni fa e abbiamo già aperto le frontiere, siamo riusciti ad accedere qualche giocatore fuori dalla Sicilia, vedi Ragusa 3 anni fa al Siena, Di Franco lo scorso anno all'Empoli e qualche altro, adesso questi 2 del Novara, insomma siamo abbastanza soddisfatti da questo punto di vista e sperando che questa cosa possa continuare negli anni successivi, anche perché abbiamo un parco di tecnici all'altezza della situazione, ancora manca qualche tassello, però stiamo cercando di poter avere dentro le nostre file dei tecnici all'altezza della situazione che facciano crescere bene i nostri ragazzini. La prima cosa che mi viene in mente, come a me, parlando con i miei colleghi di altre società, è la grande pressione che purtroppo esercitano i genitori all'interno delle loro famiglie con questi ragazzi e anche all'interno delle società. Io nelle riunioni che faccio spesso con i genitori cerco di portare avanti questo discorso, di lasciare in pace i propri figli, perché per loro fino a una certa età deve essere solo e puro divertimento. È una piaga che tutte quante le società ci portiamo dietro e la cosa purtroppo, devo dire, peggiora di anno in anno. Ci troviamo di fronte adesso a dover educare, oltre che i nostri ragazzi, anche i genitori, sperando che questa cosa possa alleviarsi col tempo e sperando che i genitori si illuminino un po' e capire che di fenomeni ce ne sono veramente pochi.